Ciao ragazzi da Vittorio. Maurizio Sarri ieri in conferenza stampa post Lazio-Udinese è stato abbastanza chiaro. Ha detto che questa squadra ha bisogno di rinforzi, possibilmente a gennaio, uno specificando anche un ragazzo, va bene, ma servono. Si parla molto di Boateng, per cui voglio fare un video sul ragazzo. Ciao a tutti da Vittorio, mi raccomando, se sei tifoso della Lazio, questo è il canale giusto per te perché ogni giorno caricherò almeno un nuovo video sulla prima squadra capitale. Quindi clicca il bottone iscriviti e la campanella in modo tale che riceverai una notifica ogni volta che caricherò un nuovo video. E se vuoi sostenere il canale, pensa ad abbonarti a solo 2 euro al mese. Sarri non l'ha nascosto, è andato diretto al punto. Questa squadra va rafforzata, possibilmente a gennaio, ma anche nei prossimi 2-3 mercati, sessioni mercati. L'obiettivo mi sembra evidente, rafforzare la rosa. Coprire quei buchi che mi sembra che sono abbastanza evidenti. Sarri non è andato nello specifico, non ha detto serve un difensore, un attaccante, eccetera. Però possiamo dire che una delle lacune di questa rosa è sicuramente il vice Ciro Immobile. Quando Immobile non è partito titolare, la Lazio non ha fatto gol. Quando Immobile non ha giocato, la Lazio è un'altra squadra, è una squadra che gioca male. Ciro Immobile ha superato i 30, non è pensabile che possa giocare tutte le partite e soprattutto tutte le partite titolari. Ci vuole un'alternativa. In rosa c'è Vedat Muriqi, pagato qualcosa come 20 milioni di euro. Nelle ultime 5-6 partite di Serie A, Muriqi ha giocato veramente i spiccioli. Non solo, quando Immobile non stava bene, Sarri ha optato per il falso 9 con Pedro centravanti piuttosto che dare spazio a Muriqi. Mi sembra un segnale evidente di come Sarri abbia bocciato Muriqi. Muriqi un po' come Vavro, un giocatore che è in rosa, ma in realtà non è a disposizione perché non gioca mai. A gennaio andrebbe preso qualcuno. Il problema è che lo sappiamo, no? Per la Lazio prima si vende e poi si compra. Quindi per andare a prendere un centravanti o un altro giocatore, prima bisogna vendere qualcuno e poi si va a prendere il sostituto. In questo caso, prima bisogna piazzare Muriqi e poi si va a prendere un giocatore. Il problema qual è? È che è molto difficile pensare di poter piazzare Muriqi, o almeno di cederlo. Verosimilmente la Lazio potrebbe piazzare Muriqi in prestito, 6 mesi di prestito e poi a giugno ne riparliamo. Si parla di Fenerbahce che avrebbe già intrapreso rapporti per portare di nuovo Muriqi in Turchia. Fenerbahce, come quasi tutte le squadre turche, in difficoltà economica, quindi non in grado di poter offrire alla Lazio una cifra importante per Muriqi. Per questo si parla di prestito. Ovvio che se non si libera Muriqi, ci sono dei problemi. E qui è dove Sarri deve spingere la società. Perché Muriqi è in lista, ma se non gioca è inutile. Per cui se non riesce a piazzare, comunque ha bisogno di un attaccante. Perché non viene mai piazzato. Si parla di Boateng. Boateng l'avete visto probabilmente, giocatore Bode, ha segnato contro la Roma, un giovane amico di Haaland, hanno formato un gruppo rap quando erano giovani. Qual è i vantaggi e svantaggi di Boateng? Beh, parliamo di un giocatore giovane e questo è sicuramente una cosa interessante. Parliamo di un norvegese e abbiamo visto come la Norvegia negli ultimi anni ha tirato fuori dei talenti interessanti. Ho chiesto un po' di informazioni a giornalisti del posto e Boateng me l'hanno raccontato come un piccolo Ciro Immobile, con tutte le proporzioni del caso, ovvero un giocatore che gioca per la squadra come Ciro Immobile, è un giocatore che dà l'anima per 95 minuti, è un giocatore che comunque, soprattutto quest'anno, ha trovato spesso e volentieri la porta. Per cui sono caratteristiche simili a Ciro Immobile e quindi potrebbe aiutare la Lazio quando Ciro non c'è, giocando un calcio molto simile a Ciro Immobile. In più è giovane. L'altro vantaggio è che parliamo di un calciatore norvegese e quindi la Lazio potrebbe prenderlo a una cifra molto bassa e quindi una soluzione interessante. In più si dice che la Lazio ha già contattato il calciatore e il calciatore sarebbe interessante. Abbiamo visto in questi giorni che la stessa squadra, il Bode, ha venduto un giocatore allo Schalke, se non erro, a zero. Per cui la Lazio credo abbia la convinzione di poter portare a casa questo giocatore a poco. Tutto bellissimo, no? Insomma,
Quali sono i miei dubbi? Beh, il primo, il più grosso, è che parliamo di un giocatore che sta giocando nel campionato norvegese. Campionato molto basso, senza offesa, che potremmo probabilmente paragonarlo alla nostra Lega Pro. Per cui vai a prendere un giocatore che si paragona, si confronterà con un calcio molto più complicato del suo. Qualcuno dirà, ha segnato con la Roma. Sì, ma se tu devi preparare una partita in un anno, è facile giocarla bene. Il problema è quando devi giocare quotidianamente con calciatori di un certo livello. Questa è la mia grande preoccupazione. L'altro punto, non so se sapete la sua storia, lui è cresciuto nel Rosenborg, che è, diciamo, la Juventus della Norvegia. Il Rosenborg a 18 anni lo ha scartato, ha detto questo è talmente scarso che lo mandiamo via. E questo è un campanello d'allarme, perché se non è adatto al calcio norvegese, cavolo, come fa ad essere adatto al calcio di Serie A? È vero che però nella nuova squadra sta facendo molto bene, però bisogna vedere perché il Rosenborg lo ha scartato, perché non l'ha ritenuto pronto. Io, e la storia ce lo insegna, quando la Lazio è andata a prendere giocatori da paesi di seconda fascia, molto spesso sono andate male le cose. No? Pensiamo a Muriqi. No? Tanti esempi di calciatori arrivati da un calcio di seconda fascia che non hanno reso. E questo è, secondo me, un campanello d'allarme. Ovvio che a tutti piacerebbe vedere la Lazio associata a un grande nome. La realtà ci dice che Lotito difficilmente spende tanto se prima non vende in modo importante. Sapendo che difficilmente prendi soldi o tanti soldi per Muriqi, difficilmente la Lazio andrà a spendere per un giocatore importante. Per questo Boateng sembra la soluzione più possibile. Non la soluzione migliore, attenzione, la soluzione più possibile, più probabile. A meno che la Lazio non vada a prendere qualcuno in prestito. E questa è la seconda opzione. Al momento, però, sembra che la Lazio si sia focalizzata su questo giovane norvegese. La speranza è che Boateng porti quello che tutti ci auguriamo, ovvero gol e rendimenti importanti, dando spazio, dando la possibilità a Ciro Immobile di riposarsi. Io ho qualche dubbio, perché vi ho detto, un giocatore che viene dal calcio norvegese ha bisogno di adattamento e a gennaio tu devi prendere un giocatore pronto, uno che non ha bisogno di 2 mesi per adattarsi al calcio italiano, perché se lo prendi a fine gennaio, 2 mesi è già finito il campionato e allora è inutile. Per questo sono un po' scettico, però capisco che per la Lazio sarebbe un obiettivo realistico. A volte però bisogna fare passo o prendere un rischio, passo più lungo della gamba o prendere un rischio, andare magari a investire, a spendere tanto per rafforzare una rosa e poi essere premiato in futuro. Vedremo. Insomma, la Lazio è forte su Boateng, vediamo se a gennaio arriva. Ripeto, questa operazione è fortemente vincolata all'uscita di Muriqi, che al momento è tutt'altro che sicura.